Stefano, hai preparato il podcast? Ma perché era oggi? Era oggi, Stefano, dovevamo fare il podcast. Non hai preparato il testo? Dai, Stefano, porca miseria. Ma le sto prendendo in giro, no, certo che l'ho preparato. Ma allora lo vedi che sei una persona a posto. Benvenuti a Marmotte in Calore. No. Non credo fosse questo il podcast che dovevamo fare. Era una cosa sugli assassini. Ammazza gli assassini. In forno? No. No, serial killer. Una cosa tipo serial killer italiani. Serial killer d'Italia. Bravissimo. Benvenuti a tutti. Benvenuti su Serial Killer Italia. Io sono Mario. Ed io sono Stefano. Abbiamo pensato di fare questo episodio introduttivo per presentare il podcast. Insieme scopriremo puntata dopo puntata una serie di personaggi che nel corso dell'ultimo secolo sono stati accomunati tutti da una stessa peculiarità. Erano tutti dei pazzi maniaci criminali, killer seriali. Storie diversi e diversi momenti. Li presenteremo uno ad uno, delineando la serie di eventi che li ha portati ad essere gli autori di efferati omicidi seriali. Cercheremo però di mantenere il dialogo in una forma abbastanza leggera, altrimenti, sai, trattando dettagli di certi delitti diventerebbe un podcast abbastanza deviato. Beh, non proprio ironico. Magari erotico. Ma sì. Con questo non si vuole in alcun modo ridicolizzare le vittime con le quali anzi empatizziamo profondamente, visti anche i continui casi di cronaca nera che tutti i giorni ci fanno tristemente compagnia. Vogliamo piuttosto proporre una medicina per la depressione quotidiana. Una volta la mattina, una volta la sera, prima di andare a defecare e prima di uccidere la vostra vittima. Potrebbe essere un'ottima guida per assassini questa. Serial Killer d'Italia declina ogni responsabilità per eventuali omicidi. Seguiteci quindi in questo viaggio. Potete ascoltare il nostro podcast su Spreaker se siete utenti Android, su iTunes se usate Apple. Se la puntata vi è piaciuta, lasciate una recensione. Serial Killer d'Italia è anche su Facebook, dove pubblicheremo tutti gli aggiornamenti e le novità del canale. Tutti i venerdì o due venerdì del mese. Il primo e il secondo giovedì degli anni bisestili. Ah, solo, eh? Quindi ogni 4 anni. Ogni 4 anni pubblicheremo una puntata. Però quando transita Venere, anche la puntata extra. Il primo e il secondo venerdì del mese. Buon ascolto! Il primo e il secondo venerdì al mese pubblicheremo un episodio. Primo e il secondo venerdì del mese. Pubblicheremo lo stesso episodio.